Ragazze, ciao ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Buon inizio settembre, innanzitutto. Siamo tornati a casa, noi ecco qui anche Zeus, so che vi è mancato, ma giù praticamente voleva stare sempre fuori al balcone e quando lo prendevo si arrabbiava pure, quindi è andato un po' in ferie, eccolo. Ora è ritornato alle sue routine, contentissimo, dorme con mamma e papà. E niente, siamo ritornati qualche giorno fa e ho detto a Manuel dobbiamo andare subito al centro commerciale per acquistare qualcosa per Daphne per l'asilo, perché ho fatto un ordine su Zara ma mi mancavano i pezzi superiori e ho pensato, è infrasettimanale, è fine agosto e tante persone sono ancora in vacanza. Primark dovrebbe avere già la collezione autunno-inverno, troverò qualcosa. E infatti ho trovato tantissime cose, cioè ho due buste piene, una e due, quindi spacchettiamole insieme. Il tutto è venuto 130,85 euro, vi allego anche lo scontrino. E dopo un anno e 4 mesi che ho Daphne, ho capito cosa effettivamente acquistare da Primark e cosa no. Allora, i body, nonostante li amo perché il prezzo è veramente poco, il cotone è buono, dopo un po' iniziano ad allargarsi in questa zona. Quindi ho evitato di acquistare i body da Primark e per me i migliori rimangono quelli di H&M. In assoluto. Stesso discorso vale per i pigiami. Per me i pigiami di Primark non si battono e quindi ho fatto una bella scorta che sono tutti i pigiami invernali che ci serviranno, anche perché noi qui abbiamo riscaldamento a pavimento, non utilizziamo mai i pigiami in pile o comunque pigiami pesanti, anche perché Daphne dorme con il sacco Nanna, che è il piumoncino, e le ho preso una bella scorta di pigiami. I miei preferiti in assoluto, ora che è cresciuta, sono questi qui con la zip, che ci metto 2 secondi ad infilarglieli. E prima, quando era piccolina e le cambiavo ancora il pannolino durante la notte, preferivo quelli con i bottoncini. Ora, ovviamente, crescendo, la zip per me è la più comoda. Allora, ho preso tutto in taglia 18-24 mesi, quindi non starò qui a ripetermi, 92 centimetri, anche se visti così, non lo so, mi sembrano enormi. E questo è il primo set, semplice, neutro. C'erano in realtà 3 set di questi qui con la zip, uno maschile blu, questo è quello che vi faccio vedere successivamente, quindi io l'ho presi praticamente quasi tutti, e il prezzo di due pigiami così 9 euro, altrimenti avete 3 pezzi con i bottoncini a 11 euro, quelli li ho amati quando appunto vi dicevo era più piccolina. Allora, questo ha il piedino unito e sotto abbiamo anche la parte antiscivolo. Ah, non ho controllato se questa parte era presente anche quando era più piccolina, cioè nelle taglie più piccoline, perché io non me la ricordo. Forse dopo un tot iniziano ad inserire questa parte, chi lo sa. Comunque molto comoda e non dovete mettere appunto il calzino, state proprio belli, tranquilli che sta caldo il bimbo. E da quest'altra parte ha tutte le pecorelle, troppo 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 carino questo qui. E della stessa famiglia poi ho preso la versione lilla con le more, che in realtà è tipo un malva scuro anche. Da quest'altra parte abbiamo un lilla con tutte le more con le faccine. Carino anche questo, stesso discorso per il piedino, sia qui che da quest'altra parte. Poi, visto che mi trovo bene anche con i 2 pezzi ora che è cresciuta, gli ne ho presi altri due, così, praticamente, a 2 pezzi, e ho scelto l'edizione Disney. Ce n'erano tantissimi, ero indecisa anche, ce n'era uno con la ballerina, con tutti i tutù, carinissimo. Però io sono amante del lilla su Daphne e questo con Minnie e Lilla mi ha colpito. Allora, è un set, cioè sono 2 pigiami così e vengono 10 euro. Questo è il primo set, sotto e sopra, e questo invece è il secondo set, sempre in lilla, solo che abbiamo la magliettina bianca, che diventerà di un altro colore perché non so a voi, ma per me i pigiami, non lo so, durante la notte si bava tutta.
E questo è il pezzo di sotto, semplicissimo. E questi qui non hanno il piedino unito, quindi penso che le andrò a mettere un calzino, sempre in cotone, perché non utilizzo neanche per me le cose pesanti. Prima, quando stavo nella vecchia casa, avevo i riscaldamenti classici, utilizzavo il pile, perché a Parma fa molto freddo. Ora con il riscaldamento a pavimento, non lo so, la casa è proprio caldissima e si vede proprio la differenza, e quindi utilizzo tutto in cotone anche per me. Nonostante questo, comunque ne ho presi due pesanti per quando andremo a Maiori, o comunque se vogliamo andare a farci una passeggiata in montagna un weekend e dormiamo fuori, comunque il pile serve. E quindi ho preso questo qui, sempre di Mimmi. Questo qui viene 7 euro, ve lo faccio vedere aperto che non l'ho visto manco io. Ok, fa carinissimo. Allora, sotto è così, con mini bianca, cioè il logo, e superiormente è così. Lo amo, mi piace tantissimo anche questa punta di fucsia. Infatti poi le ho preso una tuta per andare a scuola, identica, cioè dello stesso colore, e questo proprio completamente tutto in pile. Lo scorso anno io l'ho presi sempre per andare giù in costiera le vacanze natalizie, e ci siamo trovati benissimo, perché a differenza di Parma, dove fa freddissimo fuori e dentro appunto abbiamo riscaldamenti super caldi, giù in costiera la mattina fa caldissimo, quindi mamma non si mette ad accendere termosifoni, accende giusto la stufa così per addormentarci, e poi comunque la sera dormiamo belli imbacuccati. E questo è il secondo che le ho preso, sempre della Disney. Ce n'erano differenti della Disney, e anche questo l'ho pagato 7 euro. A differenza di quell'altro è un pochino più leggero, cioè dentro è cotone e fuori è pile, per avere anche una via di mezzo, ecco. Questo qui è del Re Leone ed è stupendo, tutto in panna con il righino in malva, cioè un rosa malva, è un rosa freddo. E sotto abbiamo questo pantalone, sempre con i piedini scoperti, quindi anche in questo caso metterò i calzini, e infatti ho preso i calzini. Non c'era la taglia 12-24 mesi, quindi ho preso la taglia 24-36 mesi. Sarà enorme? Sì, ma tanto io lo utilizzerò per stare in casa. In caso le dà fastidio, glielo prendo qui in un negozio. E mi piacevano tantissimo la fantasia. Poi, tra l'altro, 7 pezzi, 4 euro. Niente. E sono tutti a pois in questa colorazione, quindi rosa, un rosa cipria, poi abbiamo il lilla, poi il giallo, poi questo rosa che però ha i puntini di un rosa un pochino più scuro, questo grigio con i puntini rosa ed infine l'azzurro con i puntini rosa. Molto 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 carini. Le ho preso poi dei collant, solitamente li ho sempre acquistati da H&M, ma semplicemente perché da Primark non ho mai trovato la taglia, e quindi ho detto ora che c'è la 18-24 mesi gliela prendo. E questo paio con bianco, grigio e beige l'ho pagato 6 euro, da H&M sono leggermente più cari, ed è proprio lana, cioè un tessuto pesante. C'erano diverse fantasie, cioè diverse colorazioni, scusate, in rosa, e poi mi sa che c'erano anche tutte bianche, però ho detto ora che è cresciuta, magari le metto una gonnellina più scura, le posso mettere la calza più scura, che lo scorso anno non preferivo, su Daphne, il beige lo sfrutto. E poi le ho preso queste qui, che in realtà ho preso così a scatola chiusa, perché mi piaceva questa qui blu, e ora le apriamo insieme. Io ho scatola chiusa perché non mi piace mettermi lì ad aprire tutto. E vabbè, no, sono stupende! Bellissime, meravigliose, con il fiocchetto laterale, così. No, vabbè, le amo! Troppo belle, con uno stivaletto, bellissime, ho anche una ballerina. E poi queste altre invece hanno... No, vabbè, mi uccido! Hanno la rouge sul sederotto. Queste non le vedrà nessuno, quindi abbiamo già due paia di bianche. Direi che siamo non bene di più, ma queste le amo. Queste due le ho pagate 6 euro. Vabbè, sono un po' più particolari rispetto a quest'altro invece, che sono appunto le classiche calzamaglie. E con
concludo poi con i cappelli, che in realtà io soltanto a farveli vedere mi viene l'ansia perché ci sono 150 gradi ancora. Però visto che lo scorso anno non sono riuscita a trovarli poi successivamente e mi sono mangiata le mani perché andai la prima volta, che era all'inizio settembre, e presi i cappellini, due cappellini a Daphne, e poi però iniziarono ad andarle piccoli perché le presi la taglia giusta giusta, e quindi ho detto vabbè, poi rivado, non trovai più niente. Questa volta non mi sono fatta fregare. Allora le ho preso questo qui, che è quello felpato, bello bello pesante, che ha anche il copri orecchie beige con il pompon. In realtà ci sono anche questa specie di guanti, a me non interessavano, però c'erano, e viene 6 euro, e ho preso la taglia 2-4 anni. Daphne ha una bella testa, quindi dovrebbe andarle bene, spero. E quindi questo è il primo. Poi il secondo è identico a quello che li presi lo scorso anno. Io l'ho amato da morire, e quindi l'ho ripreso in taglia ovviamente 2-4 anni, pagato 3 euro questo qui, e questo con le orecchiette, che in realtà è unisex, bello 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 bello. Lo faceva anche Chanel però in cotone lo scorso anno, questo è proprio bello pesante, pagato 3 euro anche questo, sempre in taglia 2-4 anni. C'era anche blu, che è tipo un blu indaco, molto carino, però non è un colore che sfrutto tanto su Daphne. E proseguiamo ora con le cose per andare all'asilo. Allora, c'erano tantissime tute, tantissime cose comode, però vestitini per uscire, invernali, non ce n'erano ancora. C'erano soltanto appunto questi completi, penso proprio per l'inizio della scuola, e io ho apprezzato comunque, quindi poi ci tornerò per i vestitini per uscire, per intenderci. Ora vi faccio vedere tutto quello che ho preso per l'asilo nido. Partiamo da questo set, che è bello morbido, però internamente è cotone, esternamente è morbidino, tipo pelosino, ma è molto leggero come tessuto, sempre in taglia 18-24, non sto qui a ripetermi, pagato 10 euro. Allora abbiamo la magliettina così, che si chiude con il bottoncino sul retro, e poi il pantalone leggings con la taschina, mi uccide, così, molto molto carino questo qui. Mi piace tantissimo, questo è uno dei miei preferiti. E poi le ho preso una sfilza di tute, che credo che saranno quelle che utilizzeremo di più. Allora partiamo con la prima. C'erano due settori, quello praticamente Disney e quello non Disney. Parto da quello non Disney. C'era questa qui con tutte le farfalline lilla, e sapete quanto io amo il lilla. È una felpa felpata e semplicissima, pagata 2,80 euro a pezzo, cioè niente. Sotto abbiamo l'elastico così, e anche sulle maniche, molto molto carina. C'erano anche le versioni con il cappuccio, però io personalmente non le preferisco. Daphne lo scorso anno, ogni volta che le mettevo una felpa avevo comprato con il cappuccio, ogni volta che la mettevo si tirava il cappuccio, quindi ho evitato, le ho preso questi praticamente a girocollo. E il pezzo di sotto è identico, con l'elastico in vita e i laccetti, che in realtà sono finti perché non si stringe niente. Anche questo l'ho pagato 2,80 euro, quindi con 5,60 euro vi siete vestiti, cioè avete vestito i vostri bambini. Ovviamente c'era anche il reparto maschile. E altra cosa, io lo scorso anno presi diverse tute per andare in piscina, per andare al parco eccetera eccetera, e con tantissimi lavaggi erano intatte, quindi la qualità di Primark veramente straconsigliata, almeno per quanto riguarda le tute. E la seconda tuta che le ho preso è più leggera perché non è felpata, sempre nel reparto non Disney, quindi sotto è cotone anche esternamente, ed è di quel colore di cui vi parlavo prima, sempre 2,80 euro, è identica, cioè quindi elastico qui, elastico sotto, e il pezzo di sotto è semplicissimo. Ah, mi sono dimenticata che poi sotto si richiude con l'elastico, vabbè, le classiche tute da bimbi, ecco, per intenderci. Proseguiamo poi con il reparto Disney. Io ne ho prese due, nonostante ce n'erano tantissime, perché non mi voglio caricare di roba, voglio un attimo capire, fare il punto della situazione di quello che ho preso, perché ho fatto anche un ordine da Zara e già ve l'ho fatto vedere in video quando ci sono stati i saldi, ho fatto un bell'ordine, e in caso poi o ritorno da Primark sperando che trovo qualcosa, oppure andrò da Chiabi, perché anche le tute di Chiabi lo scorso anno gliele ho prese e mi sono trovata molto bene. Allora, nella collezione Disney abbiamo un prezzo diverso, 4,50 euro a pezzo, quindi pezzo di sopra 4,50 euro e pezzo di sotto 4,50 euro. Questa è la tuta che ho scelto,
con menù, ovviamente, in verde. In realtà c'era anche paperina e lilla, però già avevo preso quell'altra con le farfalle. C'era Minnie in rosa, molto 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 carina, però ho voluto un attimo spaziare anche con i colori e non prenderle sempre rosa, lilla e bianco. Quindi questo verde molto molto leggero, verde pastello con fiocchettini rosa, non mi dispiaceva, anzi molto molto carino. E il modello è identico a quello di prima, quindi felpa felpata e elastico qui, elastico giù, e il pezzo di sotto è uguale. Così. Devo dire che ogni volta le collezioni Disney di Primark sono stupende, c'era anche quella di Stitch meravigliosa, però poi alla fine le ho preso questa qui di Bambi che non è felpata, quindi ne ho prese due felpate e due non, per intenderci. E questa qui è color panna con tutti i fiorellini, e poi mi piaceva il pezzo di sotto invece che è tutto completamente disegnato con la stessa fantasia. C'è anche il coniglietto di Bambi che è al contrario. Però bello bello bello, anche questo set mi piace tanto. E l'ultima tuta l'ho presa nel reparto bimbi grandi, per intenderci, quello che va da un anno e mezzo a 8 anni. Allora, non mi sono focalizzata su questo reparto semplicemente perché non so se la vestibilità è uguale a questa. Mi spiego: 18-24 mesi della sezione bimbi fino a 36 mesi, per intenderci, ha una vestibilità che io conosco molto bene. Quest'altra invece non so se è la stessa, quindi ho voluto prendere soltanto una tuta. Ecco, ho fatto una combo maglietta e pantalone, nonostante comunque i centimetri sono uguali, e ve li faccio vedere. Allora, qui abbiamo 18-24-92 centimetri, questo invece è quello che viene riportata nell'altra etichetta. Ok, sempre 92 centimetri. In questa sezione trovate meno stampe Disney rispetto al reparto 0-36 mesi. E però sapete, io amo il no stamp, comunque cose molto semplici, e questa felpina mi ha rapito. Infatti non era disponibile un anno e mezzo, 2 anni, quindi 92 centimetri. Ero lì a cercarla con Daphne in braccio, non la trovavo. Poi dietro, tutta accartocciata, c'era lei. Non lo so come ci sono arrivata, però eccola qui. Io sono tornata a casa molto fiera del mio acquisto. Questa l'ho pagata 4,50 euro, quindi praticamente ha lo stesso prezzo della Disney. E questa è sempre felpata, ovviamente gliela metterò sia con il pezzo di sotto che vi faccio vedere, che è basic, ma anche con tutti i pezzi di sotto che ho preso su Zara, perché su Zara ho trovato tantissimi pezzi di sotto ma pochi pezzi di sopra. Quindi devo anche capire un attimo come fare i look. E sotto è semplicissima, veramente super semplice, con l'elastico. Ah, questa cosa non ci avevo fatto caso, la parte sul davanti con i laccetti si può stringere, nota super positiva, sì assolutamente, rispetto invece all'altra che non si può stringere. Questo l'ho pagato 4 euro. Concludiamo ora con le ultime cosine. Parto dal reggiseno che ho preso per me. Se avete visto l'ultimo video di Primark, avevo scoperto questi reggiseni che sono semplicissimi, senza imbottitura, così, e mi sono innamorata del fit, quindi ne ho ripreso uno di un nude un pochino più scuro, perché ho un nude chiarissimo, poi questo e uno nero che già avevo comprato. Ho preso sempre la taglia 2C e nonostante ho fatto 1000 lavaggi con quelli che avevo in tutta l'estate, sono rimasti perfetti. L'ho pagato 3,50 euro, cioè niente, veramente niente. E questo modello è l'unico che amo da Primark, perché ne presi anche uno a triangolino, ma non mi è piaciuta la resa. Dopo un po' di lavaggi si è tutto allargato dietro, nonostante comunque quello veniva tipo 5 euro, 6 euro, questo 3,50 euro, mi aspettavo più questo che si rovinava rispetto a quello, cioè che si rovinava prima, invece no, vedi, 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 il prezzo non significa niente. Ho preso poi un po' di cose random. Allora, questi tubi che ho visto da una ragazza su TikTok, una ragazza logopedista, e faceva vedere un po' di giochini da portarsi dietro quando si esce in macchina, ristorante. Li ho trovati da Primark a 50 centesimi l'uno, quindi 1 euro 6 tubi. Si attaccano, si allargano, si fanno più piccolini, comunque un giochino per intrattenerla.
Stesso discorso vale per questi due braccialetti che fanno questo rumore. Non c'è più la carta perché li abbiamo utilizzati ieri per distrarla mentre aspettavamo il cibo, perché figuratevi se lei si stava tranquilla e aveva fame, giustamente. E questi due sempre 50 centesimi. Poi ho fatto una scorta di maschere infinita, tutte pagate 50 centesimi. Le ho prese praticamente tutte idratanti, ovviamente, queste qua in tessuto mi ci trovo tra l'altro benissimo. E poi ho preso due set per i capelli, da Primark non avevo mai trovato niente. Questi qui in realtà li voglio testare perché ora le stanno crescendo i capelli, voglio capire quali sono più adatti per l'asilo, perché se la mando senza un codino né niente le vanno i capelli davanti agli occhi ed è tipo pazza, perché sembrerebbe riccia mia figlia. Comunque, pagati 1,50 euro, c'erano diverse colorazioni, ho preso questi con il rosa, il bianco e il celestino, che poi sono i colori che utilizzo di più. Questi qua sono piatti, non so se rendono in video. Questi qua, secondo me, per ora non li utilizzerò perché servono più capelli. Questi altri invece sono più sottili, quindi sì. E poi queste mollettine pagate 2,50 euro. Io innamorata di queste mollettine con tutti i fiorellini. C'erano anche quelle con le iniziali, ma purtroppo non c'era la D. Quindi c'erano tutte le altre iniziali tranne che la D, e mi sono accontentata di questi due set. Poi la scuola ci ha detto che dobbiamo portare un quadernone con gli anelli e le ho preso questo qui. In realtà volevo prenderle qualcosa di divertente con qualche pupazzetto, Hello Kitty eccetera eccetera, ma non era disponibile in questa grandezza, quindi di questa grandezza c'era poco e niente. E alla fine lo utilizzerà per fare i compiti, da quello che ho capito, i compiti tipo a casa. Non ho ben capito effettivamente, perché devo andare a fare ancora il colloquio con le maestre. La mia ansia è esagerata. Comunque un classico quaderno così, tra l'altro anche questi segnalibri, per intenderci, e non so, poi vi aggiornerò nel corso del tempo che cosa servirà questo quaderno. E concludo, perché credo che questo video è lunghissimo, con due cestini in vimini che le ho preso per la cucina. Lei ha la cucina a giocattolo e le voglio mettere dentro tutti gli ingredienti, quindi la frutta eccetera eccetera. Ora le voglio comprare un po' di set perché sta amando cucinare alla cucina, stranamente. Non mi aspettavo che le piacesse così tanto. Quando sta a casa gioca solo con quella, quindi questi due cestini vanno nelle due mensole. Ma poi, una volta che sistemo la sua cameretta, vi faccio vedere tutto. E questo era tutto. Come sempre, se non siete iscritti, recuperate, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Vi aspettiamo anche su Instagram e TikTok. Vi mandiamo un forte bacio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi, bye bye! Ciao ragazze!